Gran Peterson sempre presente a Milano anche ai grandi eventi. Well, questo è un grande evento perché è un grande amico, Michele Crisitiello, nostro uomo punto di forza per calcio e sport Italia, quindi mi ha invitato lui e con grande piacere sono qua a salutare lui più che altro. Dan Peterson, se deve vedere una partita di calcio, se deve divertirsi guardando una gara di pallone, chi guarda? Well, sono tifoso del calcio, non per una squadra ma per lo sport, per la nazionale, ma non per un club in particolare, lo seguo assolutamente poi su tutte le reti, ma soprattutto la nostra rete. Non è tifoso di una squadra in particolare? No, perché provenendo dagli Stati Uniti, da Chicago, i Chicago Bears di football americano, i Cubs di baseball, ho già le mie squadre, non posso allacciarmi a altre squadre, sono già pieno. Però guardando il calcio, guardando un po' gli allenatori, ci può essere un Dan Peterson del calcio che ha particolare carica, che riesce a trasmettere ai giocatori? Allora, io sono grande stimatore degli allenatori di calcio, loro sono sotto una pressione asfissiante, tanto per dire, qui a Milano Stramaccioni e Allegri c'è proprio dopo ogni partita, vincere o perdere o pareggiare c'è un processo, cioè, quindi è una vita estremamente stressante e loro riescono a sopportare e portare sulle spalle questo peso e per questo sono ammiratore di loro in questo, veramente con grande stima. Ma Conte può ricordare un po' Dan Peterson per la carica che riesce a dare ai giocatori, per come riesce a incitarli? Questo non so dire, non so neanche di me, okay? Però sono tutti abbastanza, mescolano bene diciamo, la carica con abbastanza la calma, okay? Bisogna saper trasmettere le due cose. Poi qui a Milano abbiamo avuto grandi allenatori, Sacchi al Milan, Mourinho all'Inter, quindi e sapevano in maniere diverse forse a dare qualcosa speciale alla squadra, sono anche ammiratore di loro. Quanti schemi nel calcio sono stati mutuati dal basket? Well, guarda, Sacchi quando ha preso in mano la squadra nell'87 era uno che studiava anche le squadre di basket, infatti ho visto lui una partita della allora Olimpia, era Phillips ai tempi o Tracer, l'ultimo anno di Tracer qui con Casolini in panchina, è venuto lui a vederla e l'ha visto lui in tribuna, quindi uno che studiava tutti gli sport. Io penso che il concetto di dai e vai, cioè il triangolo, quello che chiamate voi, anche un po' del taglio fuori, anche del contropiede, tutte le cose, è diverso il contropiede nel calcio ovviamente con il fuorigioco, però diverse cose, vedo qualche parallelo, io non so dove è iniziato uno o l'altro, che magari abbiamo rubato noi dal calcio o viceversa. Per chiudere, anche se comunque non è tifoso di nessuna squadra, la Juventus è la favorita a questo punto per lo scudetto, anche se ha avuto magari un momento di difficoltà. Sono davanti 5 punti della classifica e poi è una squadra che risponde sempre, ogni volta che vengono sfidate loro lo rispondono, tipo il 4-0 contro Udinese, una squadra veramente che ha una grande tradizione, una grande mentalità, un grande allenatore e poi quando tu hai gente come Gigi Buffon e Pirlo in squadra è una garanzia. Il Milan che sta recuperando, fino a dove potrà arrivare? Hanno detto pure loro che ci sono non solamente i punti in classifica ma il numero di squadre davanti a loro che rende la cosa difficile, ma hanno una determinazione e non hanno detto di no ancora.